Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video esplorazione. Sono sempre io, Silva Gemacher Officer, che vi saluta. Saluto tutti i membri del nostro canale YouTube, la socia del canale Jessie Ranka, tag, andate a seguire Nicole Silva, la cameraman, e Asia Pancotti, l'altro membro. Niente, oggi siamo qua in esplorazione a Villa del Geografo. Non posso dirvi dov'è, purtroppo è in mezzo ai colli, proprio in mezzo al nulla totale. Ma non posso condividervi niente, quindi non scrivetemi perché non ve lo do questa ve la do per niente questa villa qua. Niente, spero che vi piaccia il video. La storia non la so, la villa è mezza ristrutturata, mezza sì, mezza no. Poi per i crolli ho visto che qua ci sono crepe grosse, non sta tanto in piedi ancora per tanto, quindi è proprio lì di fortuna. E niente, noi ci becchiamo là. Benvenuti in Villa del Geografo. Questa magnifica villa venne costruita nel 1910 come dimora estiva da un noto geografo e astronomo, molto importante nella zona, ma non voglio spoilerarvi altro. Buona visione. Eccoci ragazzi, Villa del Geografo. Seconda esplorazione del mese febbraio. Ok ragazzi, entriamo subito nella chiesa. È davvero bello, guardate qua che ornamento. Se vi giro un attimo su, guardate qua. Cioè, so se si rende l'idea. L'altare. So, qui non si sa dove va. Non si sa cos'è. Oh. Qua addirittura hanno buttato giù un mobile di per fare solo la gente. Ah. Bellissimo. Aspetta. Ragazzi, ho dovuto fare il ninja, ho dovuto scavalcare il mobile per andare di qua. Incredibile. Non so perché abbiamo bloccato la strada. Anche qua, guardate gli affreschi e li giro in alto. Cioè, vedete? Anche qua, in alto, che bello che è. Oh, Madonna santa. E qua siamo sopra la chiesa. Andiamo subito via, mica che mi cede il pavimento sotto di me. Volevo andare su, ma questo a quanto pare non si riesce. Madonna. Guarda che villa. C'è poco, non è che ci sia tanto come quella di prima, però come l'altra, quella del farmacista, questa del geografo. Però diciamo che ci sia contento. C'è un mobilio. Non c'è un cazzo. Se riesco ad andare di sopra, ma non credo proprio. C'è stata un'impresa arrivare di qua. C'era un camino con la cucina. Qua sembra mezzo ristrutturato, non si capisce. Anche qua è vero, mezzo piantato qua, nuovo. Mezzo, non si capisce. Okay. Poi giustamente quando arrivano i vandali spaccano tutto, no? Perché non hanno un cazzo da fare. C'è una strada anche di giù, magari si può andare di là, fare un giro dopo. Qui si passa da camera a camera, ma molto pari, non c'è niente.
Vi faccio vedere un po' belli veloci, che tanto qua non c'è il cazzo. Abbiamo un soggiorno. Anche qua non si capisce il perché. Vedi? Anche qua non è strutturato, poi hanno messo, hanno piantato qua perché sono piastrelle moderne. Non si capisce che cosa hanno combinato qua. Perché siamo in mezzo al nulla più totale, siamo in mezzo alle colline. Non vi dico zona, paesi, siamo solo in mezzo alle colline. Ok, un altro bagno, piantato lì. Su per le scale, farò un giro. Allora, ci sono delle prese inglesi. Come se abitava una famiglia inglese, non lo so. Le spine sono inglesi, però strano. Non so. Piano. Troviamo gli uccelli, vai. Permesso. Facciamo troppe domande. Il pavimento è mollissimo. Sto camminando sul vuoto più completo. Guarda qua. Sta assieme col legno. Può crollarmi addosso. Stiamo troppo qua perché non è che mi piace questo pavimento. Ecco, stanno abbastanza giusto il pavimento. Torniamo sulla parte solida. Permesso. Dixon. Qui qua c'è un camino, una vecchia cucina. Sottotetto. Mi raccomando, ragazzi, qua il pavimento è tutto staccato. Mi sto facendo veramente piano. Qui posso rischiare di brutto qua, in questo momento. Qui è tutto. Sì, tutto così. Proseguiamo. Qui è un pezzo della villa ristrutturata. Vedete che le piastrelle sono molto moderne. Doveva essere un bagno. Ma è finito. Non si sa perché. Un costo della Madonna sicuramente, perché comunque sei in mezzo al nulla. Qua sei in mezzo proprio al nulla. Per renderti conto, guarda. Anche qua c'è una cucina. Ah, questa non l'avevo vista, ecco. Cucinotto. Anche qua non è mai stato finito. Ah, figa. Oh Madonna santa, qua cade giù tutto qua. Qua crolla tutto qua. Facciamo piano qua. E qua sta crollando tutto. C'è anche la corrente, è bello. Non ho potuto provare l'acqua perché non c'è un rubinetto, figo, ma qua. Qui ti cade tutto in testa, qua, guarda qua, è tutto sostenuto. Madonna. Cioè io ho camminato qui sopra, ho camminato. Guarda qua. Ho camminato qua sopra. Ma va. Vediamoci subito. Andiamo su per le scale che mi crolleranno sotto i piedi. Piano, Mattia. Piano che qua siamo non messi male di più. Figa. Qua dentro
tetto, non c'è neanche più il tetto, no. Leviamo le tende, facciamo piano questo pavimento che è disconnesso, che se no ci ammazziamo. Guardate questa qua, come villa del geografo, cioè come villa del farmacista, no? Tutte queste enormi cappe, che non faccio vedere da lontano, sono veramente enormi. Faccio vedere da dentro, come ho fatto vedere anche l'altra. Cioè, vi fa l'idea che comunque è una roba enorme. Più che altro sono tanti, abbastanza vandali, tanti vandali. Che hanno decisamente rotto i cazzo. È stata mezza ristrutturata, non ho capito perché. Questa è la famosa che c'è in tutte le foto. Si è cercato Villa del Geografo. Questo soggiorno con il piano, la sedia e basta. E questo, guardate che bel disegno. Spettacolare, lo vediamo da più lontano. Veramente magnifico. Non ho capito come mai qua se ne è dato fuori dei coglioni o cosa, questo, perché ci sono delle cose abbastanza non recenti, però diciamo che un po' di ristrutturazione c'è stato. Ovviamente le crepe sono enormi qua, potrebbe colorare tutto un tema all'altro. Veramente magnifico. Vedete che c'era un bagno infinito, comunque veramente bello qua. Pausa c'era, non so. Qua l'unica cosa che c'era è questo, ragazzi. Dico qua non viene fuori. Non c'è l'acqua nella cassetta. Sette vuote. Ah figa, sette vuote. Ma dov'è? Mamma, io non so se andare sotto, magari andiamo dopo. Boh, non si capisce dove siamo qua. Dove siamo andati a finire? Ah figa, ma questo qua verrebbe così, mamma. Cioè aveva lo scaldabagno esterno così. Ma roba da male. Fatto materiale di avanzo. Qua è andato a fuoco però. E così. Proviamo a proseguire di sopra. Un secondo. Vediamo se l'abbiamo già fatto. Che era di qua. Perché era qua. Vediamo. No, qua l'abbiamo già fatto. Ok ragazzi. Noi ci salutiamo qua, mi raccomando iscrivetevi al canale, i soliti badge che appaiono qua sotto. Niente, condividete il video, lasciatemi like, iscrivetevi e attivate la campanellina, iscrivetevi anche sul canale di Telegram, che lascio qua il badge. E niente, per questo è tutto, saluto Silva Gemacchia, alla prossima!